Buongiorno Milano da Arazzo Marino. Lunedì 8 è l'ultimo giorno di scuola e come Comune di Milano abbiamo organizzato una caccia al tesoro online, virtuale, per i ragazzi e le ragazze milanesi per scoprire i segreti, i luoghi nascosti di Milano. Quindi suggerisco ai ragazzi e alle ragazze, anche ai loro insegnanti, perché è a squadre, di andare sul sito caccialtesoromilano.it. Per il resto ci interroghiamo rispetto alla situazione della pandemia, c'è chi dice, come vedete, che si sta esaurendo, qualcun altro dice ma magari non è meno forte il virus, ma siamo più forti noi nel contrastarlo. Rimane il fatto che c'è bisogno di provare a tornare verso una sostanziale normalità, sottolineo come oggi un quotidiano in un lungo articolo descriva la situazione sanitaria e quanto l'attenzione sulla pandemia ha fatto ritardare operazioni chirurgiche, analisi, diagnosi, quindi creando un altro tipo di rischio. Andiamo avanti con attenzione e poi vedremo. Questo Buongiorno Milano, questo appuntamento è all'85esima edizione. Sono 85 giorni di fila che lo facciamo. In realtà vi confesso che chi lavora con me si sta lamentando perché mi dice siamo al 110° giorno di lavoro di continuo, quindi lasciaci un po' di fiato. Ma al di là di questo, io ne sono stato molto felice perché è stato un modo nelle difficoltà per colloquiare con voi, per tenervi informati, per suscitare domande, curiosità e come sempre a qualcuno è piaciuto, ad altri meno, ma credo che sia assolutamente normale. Però insomma io di nuovo vi devo confessare che mi sono affezionato a questo Buongiorno Milano e quindi vorrei certamente proseguire cambiando alcune cose. Innanzitutto vorrei portarlo da oggi praticamente a 5 giorni alla settimana, quindi da lunedì a venerdì, e poi spero che non si tratti solo di informarvi sulla situazione sanitaria, ma anche su Milano, sulle cose che facciamo, magari sulle curiosità, sui quartieri, sulle ricorrenze o magari anche, su vostra sollecitazione, sulle storie di Milano che volete che si condivida. E questo poi alla fine è la sintesi e l'idea della comunità. Io sono, come tutti, alla ricerca di fare il meglio, a volte si fa bene, a volte meno bene, però insomma mi guida un amore infinito per la nostra città e credo che sia un sentimento che ci possa accomunare. Buongiorno a tutti voi.